Momento delicato prendere la parola adesso dopo il discorso di Alida, e questo per la posizione che mi ha assegnato in fondo, cioè di mettermi a confronto con un gigante. Io sono stato in tutti questi anni un viandante, ho percorso varie strade e anche in vari luoghi, quindi anche proprio sul piano strettamente geografico. E dirò come e perché, a prescindere appunto dalla mia persona, ma per individuare la mappatura dei luoghi della psicoanalisi e della psicoterapia, ho operato e sono stato molto un uomo d'azione e di pensiero con una tesi. No, tesi non è la parola giusta perché implicherebbe un riferimento a qualcosa di esterno, invece non voglio dire tesi, con un'intenzione, sì, forse intenzione, volontà, non lo so, sono termini che torneranno perché riguardano anche la fondazione epistemologica di una serie di cose che dirò, ma perché dico è un momento delicato, perché da un lato, man mano che Alida parlava, e che innanzitutto ringrazio per la possibilità che abbiamo avuto di concertare una giornata seminariale tra colleghi, quindi non un relatore che fa la conferenza e poi vengono gli interventi e spiega, ma un lavoro, anche se il gruppo è grande, ma fatto assieme il più possibile, con un'articolazione precisa di cui ringrazio anche Anna Maria Loiacono, Roberto Cutajar. Tanti incroci, sa, con Cutajar, poi abbiamo anche delle origini nel sud che ci legano, Siriani e Racchini, cioè questi colleghi che hanno accettato di fare da filtro rispetto al gioco che mi accingo a compiere e che ha però una sua fondazione metodologica, e cioè si tratta. E in particolare nel nostro campo, questo è forse più importante che in altri campi, del legame tra memoria e storia. Questo è un problema fondamentale che si pongono gli storici, è il problema che cerca di sottrarre alla storiografia accademica la definizione dei campi e la interpretazione degli accadimenti, che cerca e ha cercato sempre di più. Le Goff, per esempio, è un protagonista da questo punto di vista, di dare spazio alla storia orale, a una storia orale che diventa anche un incrocio tra aspetti che possiamo considerare sul piano sociologico, su quello storico e sulle implicazioni filosofiche, e anche qui svilupperò sul piano fattuale questo discorso, perché segue delle tracce precise. All'interno però, voglio ripeterlo, di un punto fondamentale, e cioè di ritenere che la questione psicoanalitica, la questione psichiatrica in subordine è la questione della psicologia clinica in questo caso, però una psicologia clinica strettamente legata alla nascita della psicologia stessa, quando, come sappiamo, nella seconda metà dell'Ottocento si ricava dalla psicologia filosofica o dalle teologie, e quindi può diventare psicologia sperimentale. Tutto questo è un fatto fondamentalmente politico. E su questa base parlo sia in termini politici generali di cosa può significare, ma non entro nella semantica del termine oppure nella sofisticazione del rifarmi al concetto di polis, ma politica concreta, azioni concrete, sull'onda di quello che è stato il mio circuito e quello di tanti della mia generazione, e quindi della funzione dell'intellettuale con la connotazione molto precisa indicata, che
nei termini non dell'intellettuale stilita astratto che giudica e interpreta i fenomeni, ma del lavoratore intellettuale, e cioè la fondazione del discorso di Gramsci. Su questa base, che cosa voglio dire dal punto di vista politico riguardante specificamente uno dei fenomeni di tentativo di salvazione dell'umano, da un lato, il termine è ricorso più volte nel discorso di Alida, e dall'altro, che io considero come fondazione di un punto di vista di osservazione di quello che sta accadendo all'umanità oggi, attraverso appunto la lente del fenomeno psicoanalisi. Cominciamo però con tre momenti che chiamerei di maniacalità sociale. Un primo momento è la fine dell'Ottocento, la fiducia totale nella scienza, l'entusiasmo per il progresso che sembrava infinito. Quindi si va dal ballo Excelsior alla Torre Eiffel, questo peana al futuro che la scienza ci regalerà, realizzando finalmente l'ideale da sempre delle filosofie e dell'identità della figura umana, lo voglio chiamare figura umana per dare un minimo di differenziazione rispetto alle figure animali, che rispetto innanzitutto come premessa al potere forse diventare figura umana. E infatti le sociologie che conosciamo oggi come discorsi strutturati nascono proprio in quegli anni, nascono sulla base della filosofia positiva di un Comte, ma sulla base di una critica sociale che prima ancora del discorso freudiano e dei discorsi che verranno dopo sul piano delle fenomenologie, pone al centro la questione dell'angoscia. Io farò due riferimenti oggi a Durkheim, il sociologo, uno dei padri fondatori della sociologia, così come la conosciamo, ma non una figura del passato, perché rimane insostituibile il suo discorso sul suicidio. E il discorso del suicidio è il concetto di anomia in sociologia, concetto che ricorre ancora oggi, implicano il concetto di angoscia, e cioè l'angoscia dell'infinito, la società anomica che determina angoscia dell'infinito. Non c'è una regolazione. Tenete presente quanta parte delle attuali psicologie sono tronfie nel parlare della regolazione delle emozioni. No, i sistemi di regolazione diventano l'icona principale delle psicologie di oggi. Perciò la seconda parte del mio titolo è Osservazioni sul nuovo che avanza, perché molto spesso il nuovo mi risulta essere, avendoci vissuto dentro per un sacco di anni, il frutto delle ignoranze parallele che caratterizzano il nostro campo e in particolare il campo della psicoanalisi. Allora, su questo punto, e quindi su questo qualcosa che dall'anomia parla di angoscia e quindi del suicidio, dell'atto drammatico del togliersi la vita, il secondo aspetto su cui farò un piccolo percorso all'interno del pensiero di Durkheim è quello sulla pedagogia, sulle scuole, sulla strutturazione dell'insegnamento, in particolare la strutturazione dell'insegnamento in Francia. Perché? Perché è tutto centrato il suo discorso sul parallelo, sullo sviluppo parallelo, da un lato, cioè il discorso è il passaggio dal maestro all'istruzione di massa, quindi l'università da un lato
e quindi tutto il circuito accademico che in Francia è stato fortemente caratterizzato per tutti noi, da un lato, e dall'altro il discorso di Loyola, i gesuiti, i collegi dei gesuiti. E questo è un altro aspetto importante che riguarda quando con James inizia lo studio delle psicologie delle religioni e come questo discorso tocca tangenzialmente e anche in maniera profonda tutta una serie di questioni che riguardano la psicoanalisi. Entrerò nel merito in maniera specifica di questi discorsi, ma il quadro generale è, da un lato, dicevo prima, memoria e storia. E infatti ho passato tanto tempo a cercare di ricostruire la memoria e negli ultimi giorni, per prepararmi a questo incontro, ho recuperato una serie di materiali, una quarantina di centimetri di foglie, no, di manoscritti. E nei ringraziamenti, da questo punto di vista, voglio aggiungere un collega che moltissimi di voi conoscono, che è Paolo Migone. Paolo Migone, collaboriamo da anni in maniera molto intensa, non condividiamo gli stessi punti di vista su molte cose, abbiamo diverse polemiche che vanno avanti con tentativi di approfondimento. Il modo di stare assieme in maniera anche aggressiva serve a capire, non serve a distruggere l'altro. L'aggressività è la struttura portante che potremmo dire, rifacendomi al vecchio, si tratta di vedere quanto, forse in termini di età, di Hartmann, e quindi a quello originario di Freud dell'impasto pulsionale, quello che arriverà dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma torniamo, perché sennò non mi voglio disperdere nei vari rivoli, rischio che corro molto oggi, perché, capite, quando uno ha vissuto intensamente una serie di cose, in cui appunto gli anni che ho indicato nel titolo, ho messo 50 perché suona bene, non è cacofonico, Alida prima ha parlato di musicalità, ma gli anni concreti sono 60 perché la datazione è il mio quarto anno di medicina, quando scopro, attraverso la pubblicazione in Italia del testo di psicologia medica di Kretschmer, un qualcosa che non c'era nell'ambito delle neurologie a cui mi avvicinavo allo studio, o delle psichiatrie di cui allora si poteva parlare in Italia. Pensate, tra l'altro, il testo su cui all'università ci si faceva un minimo di preparazione a Napoli sulla psichiatria, erano delle dispense. Queste dispense erano del professor Lavitola, Giuseppe Lavitola, che non firmava come Giuseppe Lavitola, ma il GL, ce l'ho ancora quelle dispense. Il professor Giuseppe Lavitola è il nonno del Lavitola che adesso, diciamo, è diventato molto noto per una serie di vicende che... Ma sì, forse hanno a che fare anche con aspetti di psichiatria, potrei dire. Insomma, comunque, è una persona che fa parte dell'attualità. Vedete, il legame passato-presente, no? Comunque, in questo quadro, torno a dare corpo alla prima affermazione, discorso politico, e quindi voglio mostrare, avendo fatto prima il riferimento all'entusiasmo di fine Ottocento e quindi a questo momento maniacale di fiducia nella scienza salvifica, in cui in parallelo nasce e viene sistematizzata da William James i principi di psicologia e quindi anche lì un capitolo particolare dedicato alla psicologia delle religioni, accanto al Freud della psicoanalisi che tutti conosciamo e quindi a questo qualche cosa che, individuando i fenomeni dell'inconscio e potendoli classificare non più come il non cosciente, quindi l'inconscio fenomenico descrittivo, ma l'inconscio dinamico,
diventa la fondazione di un qualche cosa su cui, che contribuisce a dare la speranza di un qualcosa che avrebbe cambiato i destini del mondo. Tenete presente gli scambi epistolari tra Freud e Jung. È quando Freud dice appunto a Jung: abbiamo bisogno A, di gente di passione, B, di reclutare contributi da altre discipline, quindi pone subito il discorso interdisciplinare che sarà raccolto solamente, ha segnalato Alida, in termini specifici e con un legame stretto con le sociologie da Sullivan, ma che troverà già da subito un impatto preciso e segnalerò quale. Voglio rimanere però ancora su questa questione, e cioè entusiasmo e quindi la libido. Libido declinata in tanti modi diventa l'amore, diventa tutta una serie di cose, diventa la capacità di amare, diventa il bene dell'umanità, la felicità che potrà arrivare, insomma c'è tutto quello che ci porta a che cosa? All'esplosione della Prima Guerra Mondiale. Il primo momento di distruzione di massa, i milioni di morti e l'azzeramento in quel momento, per quel periodo, per quegli anni proprio specifici, come sappiamo dalle varie storie della psicanalisi che conosciamo, del movimento psicanalitico. C'è chi è sotto le armi. Contemporaneamente però un grosso impulso anche all'approfondimento di alcune questioni, perché abbiamo l'approfondimento della questione delle nevrosi attuali, abbiamo l'approfondimento del discorso del trauma e del trauma da guerra, abbiamo soprattutto già per la prima volta il grosso contributo che alcuni psicoanalisti che erano sotto le armi mostravano di poter dare proprio a differenza dai colleghi con formazione neurologico-psichiatrica, al recupero delle nevrosi da battaglia. Quindi stranamente la distruzione crea anche approfondimento di conoscenza su qualcosa che però era arrivato a distruggere la speranza. Finisce la guerra e comincia una fase in cui si diffonde sempre di più. Adesso comincia anche una certa trasversalità nel discorso. Da un lato un prosieguo della teoresi, ma anche della clinica psicoanalitica, tenete presente che ci sarà sì il Freud di Al di là del principio di piacere che sottolinea la questione dell'aggressività. E non confondiamola poi col concetto di istinto di morte, sono due cose diverse, perché altrimenti finiremmo per rubricare ogni fenomeno aggressivo come qualcosa di negativo e di distruttivo, non è la stessa cosa. La posizione freudiana era diversa da tutte le tesi che si venivano a sviluppare, in cui si considerava che l'aggressività era da frustrazione e quindi qualcosa che non era originario, non era una posizione originaria, ma sarebbe derivata dalla reazione alla frustrazione. C'è anche un reattivo psicologico molto importante, il PF test di Rosenzweig, che cerca proprio di dimostrare picture frustration, no? Cioè le vignette, e di misurare l'entità della formazione di aggressività da frustrazione, per esempio. No? E però, contemporaneamente, si produce un nuovo entusiasmo che tocca molto anche il discorso psichiatrico. Lo tocca attraverso due fenomeni. Uno, che comincia proprio, tra l'altro, nel 17, nelle case di tolleranza di Vienna, con Moreno,
un qualcosa che ha a che fare con l'esperienza diretta di giocare la fantasia, cioè il discorso dello psicodramma. Non sto qui a ripetere cos'è perché lo sappiamo tutti, lo sapete tutti, ma è importante vedere lì la fondazione di questo personaggio. Questo personaggio con un enorme carisma, con un'enorme capacità di comunicazione, e qui introduco man mano piccoli aspetti di storia personale, adesso me la sento di farlo, finora no, e vi dico perché. Perché mentre prima avevo parlato della questione epistemologica tra storia e memoria, chiaramente per uno che certe cose le ha vissute, la memoria costituisce un po' un velo, una trama di organizzazione che cerca di lasciare in secondo piano l'intensità dei ricordi e quindi cerca di evitare l'irrompere dei ricordi in primo piano e impedire che la memoria abbia un suo costrutto e un suo filologico. Tenete presente che tra l'altro nel secondo dopoguerra questa questione diventa metodologicamente importante perché si era passati dall'entusiasmo per le sociologie del numero, quelle delle aritmetiche dei campioni, si era passati con Riesman, il sociologo americano, statunitense, con i due testi pubblicati poi in Italia da Einaudi, La folla solitaria. Per la prima volta viene delineato appunto la solitudine delle metropoli, la famiglia nucleare, la perdita dei contatti della rete sociale da un lato, cui seguirà però che cosa? Volti nella folla. Volti nella folla è l'analisi di singole persone, l'esame longitudinale di vite di persone prese come indicatori dei fenomeni sociali. È la premessa di quella che diventerà in seguito, per gli storici, il passaggio attraverso le psicobiografie alle storie individuali e alla cosiddetta egostoria, un po' quello che sto facendo io, sto facendo un'esperienza di egostoria insieme a voi, no? La storia della persona come indicatore di fenomeni, ma che ha avuto una sua legittimità anche in ambito economico, perché mi pare 8 anni fa o 10, ora non ricordo bene quando, il premio Nobel per l'economia è stato dato a 2 economisti che avevano fatto le previsioni economiche sulla base dei processi di decisione e di scelta di singole persone, longitudinalmente, e quindi non basandosi sui fondamentali dell'economia. Soltanto che mi sono trovato negli ultimi giorni in un momento proprio di difficoltà, perché mentre cercavo di ricostruire un passaggio fondamentale che vi esporrò, e cioè la centralità per il nostro discorso di campo, quindi soprattutto quello psichiatrico e psicoanalitico, della Svizzera, che è stato il primo luogo della mia formazione nel campo. La formazione in psicologia la feci a Milano, e in Svizzera mi sono trasferito nel 1957 per andare in analisi dal professor Gaetano Benedetti. Vedete, è morto 2 giorni fa. E allora mi sono trovato appunto proprio mentre stavo, proprio il giorno che stavo ricostruendo quei passaggi e li stavo collegando anche al discorso di cosa ha significato la questione della conoscenza religiosa rispetto alla conoscenza psicoanalitica in Svizzera, di avere questa notizia. E quindi ci ho dovuto fare un attimo i conti, insomma, e quindi cerco di tradurre però nella funzione culturale specifica che ha avuto in assoluto e in particolare per la situazione italiana. Vediamo allora diciamo, su quale base posso proseguire, e voglio proseguire innanzitutto sul discorso cui ho accennato prima. Prima guerra mondiale, aggressività, tentativo di recupero. Devo dire, su questa base mi viene l'immagine di una foto
che di nuovo, dovendo fare la copertina per un libro che sarebbe stato ricavato dal numero 2 di quest'anno di Psicoterapia e Scienze Umane, dedicato al discorso della banalità del male sulla base di un convegno che avevamo fatto a Bologna riguardante il nazismo, e che è uscito a fine ottobre con Franco Angeli come volume, alcune foto, e una di queste è di un, non ricordo chi fosse l'autore della foto, ma un campo di battaglia, dopo la battaglia c'è la neve, gli alberi sono spogli, in terra pieno di cadaveri, e deve essere, credo in Russia, delle matriosche così col fazzoletto in testa che si aggirano a cercare di recuperare le identità di questi cadaveri di cui è cosparso il terreno, di tentare di farli rientrare nella memoria e nella storia. Bene, perché da un certo punto di vista compaiono di nuovo delle ipotesi salvifiche. E allora di nuovo compare un qualche cosa che per via intellettuale potrebbe produrre conoscenza in grado di riorientare verso la vita e verso la felicità. Non a caso, nel 1925, uno dei maggiori protagonisti del discorso sui gruppi, uno statunitense, Trigant Barrow, diventa presidente della società di psichiatria statunitense e parla di terza rivoluzione psichiatrica, ponendo la prima come il fenomeno dell'Ottocento con la costruzione degli ospedali, i grandi risultati della neurologia e quindi l'ipotesi di una cura della malattia mentale per via medica. E di come il ricorso alla psicoanalisi, ma soprattutto a un aspetto sociale rappresentata dalla cultura dei gruppi e della possibilità dell'uso dei gruppi, sarebbe stato fondamentale per quello che comincia e comincerà ad essere il movimento per l'igiene mentale. Questo per fare solo un esempio di uno snodo preciso, anche perché Barrow è il primo a usare la dizione equazione personale, e cioè parla di quell'aspetto irriducibile della personalità di ciascuno che entra nelle relazioni interpersonali e quindi anche nella relazione terapeutica. Il concetto verrà ripreso da Devereux, e verrà ripreso come? Verrà ripreso su base degli studi di antropologia, il discorso di come confrontarsi con culture diverse, di come la propria equazione personale, che poi risulta essere la stratificazione di una serie di influssi che abbiamo avuto e che hanno determinato un carattere di struttura stabile, perché quello è il punto, tenete sempre presente, quando parliamo di strutture, dobbiamo parlare di strutture in termini di durata, persistenza, stabilità o meno della struttura. Questo è un concetto relativo rispetto al concetto assoluto che vuol dare alla struttura qualcosa di fondamentale e immutabile. Quindi è sempre in questa dialettica che dobbiamo muoverci anche sul piano della teoresi clinica. Vedo che sto vagolando qua e là, ma ho una linea precisa che nella mia testa sosegue. Purtroppo è solo nella mia testa, per voi la devo mettere fuori, ma comunque la seguo. da vedere, e poi negli scritti di Racker, che diventa il criterio di fondazione esplicito accettato
accettato e diventato diffuso, tant'è vero che siamo arrivati ora all'estremo opposto, il controtrasferismo che adesso impazza nel nostro campo, no? Il vissutismo dell'emozione provata nell'incontro con Gigino il pazzo che mi ha talmente colpito e trasformato, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose qui, diciamo, col 58, con Rutger, non a caso, polacco, musicista e musicologo, va in Argentina dove dominava il discorso clinico di origine kleiniana, quindi prime fasi di sviluppo, prime fasi evolutive, e quindi molta attenzione a un qualche cosa che finirà addirittura poi con diventare o trasformare la psicanalisi in una delle tante psicologie evolutive, ma comunque non voglio inseguire questo discorso, però queste tre polarità ci tramandano questa questione della equazione personale, quindi questo nucleo che poi io ho trattato ulteriormente in uno dei pezzi che ho scritto negli ultimi tempi sull'identità terapeutica. Ora, questo qui, diciamo, per quanto riguarda la irriducibilità di qualcosa, tenete presente però che nei discorsi di fondazione dei sociologi c'era proprio il discorso della irriducibilità del sociale, dell'irriducibilità della società a qualcosa d'altro. Quindi la società come criterio di fondazione del processo di formazione della persona, la cosiddetta personazione. Questo trova in primo piano i tre padri fondatori della sociologia, cioè Simmel, Weber e Durkheim. Weber dirà addirittura la società è l'altro nome di Dio. A questo punto, per evitare la caduta in quel fenomeno che fa parte appunto, a mio avviso, del cosiddetto nuovo che avanza, e quindi una sorta di sociologismo relazionalistico sul quale declinare la nuova psicanalisi cosiddetta, voglio segnalare il legame di quegli anni, cioè anni di costruzione dei primi dibattiti sulla psicoanalisi, di uno degli autori che generalmente è un po' messo da parte, ignorato, va avanti per conto suo, e che è Adler. Perché se Adler si distanzia da Freud, nonostante abbiano fatto di tutto per cercare di negare che in fondo era lui che aveva posto per primo le questioni che diventeranno la psicoanalisi e la psicologia dell'io, è stato ridotto a un sociologismo adleriano la questione del sociale. Tenete presente che Adler pone la questione in termini biologici. Adler parla di istinto sociale. E parlando di istinto sociale lo pone come qualcosa di intrinsecamente, originariamente biologico, in cui le manifestazioni invece di non socialità e quindi di non declinazione dell'istinto sociale è stato sempre attribuito al fatto che fosse un socialista. Non c'entra questo, non è quello il discorso politico, è una fondazione di discorso che cerca di dare al fenomeno biologico, era importantissimo in quegli anni, erano gli anni del primo modello freudiano in termini topici, conscio, preconscio, inconscio, no? E in cui, diciamo, la dimensione biologica è questo istinto sociale. Dobbiamo tenere presente queste cose quando vogliamo studiare in maniera lineare quello che sembra nuovo adesso, no? Tant'è vero che Adler poi declinerà la propria operatività a livello internazionale molto ampio, anche negli Stati Uniti, ma tenete presente che tutti i centri psicopedagogici, che il discorso del colloquio con famiglie e bambino è, diciamo, il colloquio col bambino davanti alla famiglia,
E quindi delle pratiche tecniche molto precise vengono da Adler. Si è diffuso molto in Inghilterra e, diciamo, su questa base c'è però di nuovo quell'incrocio tra una psicoanalisi che si vuole porre. Ho detto prima Freud che dice a Jung: dobbiamo reclutare da altre discipline i loro contributi, però adopera il linguaggio, come ha fatto ben notare poi tra l'altro Michele Ranchetti, il linguaggio dell'invasione, il linguaggio di armate di conquisti, il linguaggio del conquistatore, nel senso che la prospettiva era quella di sussumere tutte le altre discipline sociali alla psicoanalisi. Il fenomeno in Italia si viene a configurare solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè con lo sbarco degli americani, perché tutte le discipline empiriche che si erano sviluppate, in particolare negli Stati Uniti, non erano pervenute da noi per la nostra cultura idealistica. Con lo sbarco degli americani in Sicilia, tra l'altro, comincia anche un tipo particolare di storia della psicologia. Va in cattedra direttamente, senza concorso, il professor Gassone Canziani. Sarà vicepresidente della Società di Psicologia in anni di fuoco, e Pier Nicola Marasco se le ricorda bene, quando io stesso poi ero vicepresidente professionale, era vicepresidente accademico, presidente era Luigi Meschieri, cioè tutta un'altra storia, però non credo che la farò adesso, voglio rimanere sulla psicanalisi e voglio rimanere sulla questione iniziale, la fondazione politica. Perché? Politica e salvifica, perché in quegli anni, tra le due guerre, di nuovo comincia i tentativi dell'illusione di un mondo che potrà, diciamo, essere salvato attraverso la diffusione di salute, felicità uguale salute. E invece arriva in Germania il discorso Hitler, in Italia, sulla base, questo è molto importante per una serie di questioni che riguarderanno anche la questione delle riforme da noi, che è un altro dei discorsi politici, diciamo, di cui si continua a parlare un giorno sì, un giorno no. E quindi la questione del fascismo, no? Ma rimaniamo sulla Germania, sulla diaspora a cui sono costretti gli analisti, e si arriverà a una seconda guerra mondiale. Quindi di nuovo quel movimento di salvazione che veniva prefigurato a partenza dal considerare comunque soggetto della rivoluzione la funzione intellettuale, di nuovo viene a sgonfiarsi e ci troviamo nella distruzione di massa della Seconda Guerra Mondiale. Si ricomincia da capo. Di nuovo ritorna, secondo me, quasi, mi viene da dire, del nostro mestiere come badanti della morte da un certo punto di vista, no? Perché ricominciamo a ricostruire cadaveri e a recuperare identità salvifiche, e in questo senso la scienza si ripresenta sul mercato come momento di salvazione dell'umanità. E penso che molti di voi ricorderanno l'entusiasmo della fine secolo, il 2000, con la gente che correva sulle montagne per essere più vicine al momento in cui sarebbe scattato il nuovo secolo. Nell'ambito della psichiatria, la Società Italiana di Psichiatria fece il congresso straordinario del 2000 a Torino, dove aveva chiamato quattro persone. Stavo dicendo personaggi, ma preferisco dire persone perché uno ero io, no? Allora diventavo poi personaggi. Invece, che erano Kellman per la neuropsicologia, poi sul suggerimento mio venne chiamato Stefano Zamagni, l'economista,
cioè ciascuno di noi aveva la relazione magistrale di una giornata, poi si svolgevano i vari simposi. Stefano Zamagni sul discorso della solidarietà volontariato e quindi di come l'elemento solidarietà, al di là di essere un fattore economico, sarebbe diventato, era ed è da considerare un fattore propulsivo dal punto di vista motivazionale. Quindi un recupero del discorso della solidarietà e del bene comune, no? Da questo punto di vista. Galli, che ero io, sul problema della psicoterapia, no? E infatti il mio discorso si intitolò Il tempo della parola, in cui proprio dicevo stiamo giocando la partita a scadenza, diciamo, nei tempi di recupero, una partita già persa in cui speriamo ancora di sopravvivere, pareggiare perlomeno, con l'onda montante di una psichiatria che si declinava sempre di più tra neuropsicologia e farmaco. E quindi, diciamo, indicando e individuando poi nei problemi di formazione uno dei problemi fondamentali, quello di cui mi sono occupato per una vita e su cui però voglio ritornare con delle parole scritte, non soltanto mie, e in cui poi concludevo che tenete presente che in quegli anni si stava prefigurando i canali formativi dei cosiddetti ECM, no? Voi sapete, capite che uno che lavora nel nostro settore deve credere agli ECM, deve avere la fede negli ECM. Voi sapete cosa sono gli ECM, ci potete credere. È difficile, però qualcuno ci crede addirittura, si fanno i questionari per vedere se uno ha imparato veramente. Io ritengo che bisognerebbe davvero queste cose, che sono un assurdo, perché io ritengo, guardate, che i sistemi di controllo e quello che viene chiamato principio di realtà, no, principio di realtà, no, scusate, quello è un termine freudiano, esame di realtà, il termine psichiatrico, sia la istituzionalizzazione di un delirio collettivo, la illusione di controllare i fenomeni, la illusione con cui a ogni cosa che accade si pensa di rispondere con un inasprimento delle punizioni e delle leggi. Allora trovate, chi verrà trovato al telefonino mentre guida sarà linciato pubblicamente sulla pubblica piazza, eccetera. Ne vedete 50 con la bicicletta, la cosa, non ne fermano mai nessuno. Ogni tanto ne pigliano uno, gli fanno la multa. Quindi l'illusione di controllo è quello che caratterizza tutta la situazione dell'organizzazione sociale, in particolare in Italia. Perché? Perché noi non siamo abituati a una cultura pragmatica del che cosa puoi veramente ottenere e fare. Noi facciamo degli editti di principio. È questo che intendo come incapacità di riforma. Ed è questo che intendo come una cultura pragmatica che arriva sì con lo sbarco degli americani, arriva nella forma della psicologia sociale, arriva nella forma della psicologia clinica che proprio in fondo in quegli anni si stava sviluppando negli Stati Uniti, declinandosi rispetto alla psicologia sperimentale, no? È quello che avevo tentato poi di introdurre in Italia quando faccio la collana Feltrinelli, parlando con lui nel 59, e appunto il primo libro esce nel 61, e ripeto non a caso, è il primo testo di quello di Sullivan, La moderna concezione della psichiatria, come ha detto prima Lida, l'unico testo da lui scritto in vita. Ecco, forse qui una certa similitudine con Sullivan me la posso riconoscere nel fatto di non avere nessuna voglia di scrivere, perciò ho miriadi di fogli, perché scrivere libri non sono capace, un solo libro è uscito a mio nome come libro, non era un libro perché era un seminario di questo tipo fatto da Sergio Erba a Milano, trascritto, e gli hanno dato la veste di libro. Sullivan parlava accanto al fuoco, al camino, con i suoi collaboratori, e man mano sciorinava il suo pensiero. Sono altri che hanno cercato di raccoglierlo, di dargli un corpo composito facendolo diventare strutturale. Tenete presente che
No, tenete per qua, davvero, poi nonostante il tempo arrivano un sacco di robe, quindi... Però, ripeto, congresso del 2000, tra l'altro, era, e sono andato il fiume lì, non si passava da Alessandria, bisognò fare un giro per arrivare a Torino, terribile. Era la prima delle inondazioni forti che arrivava in Italia, no? Il senso della natura che si ribellava. E appunto eravamo Kelman, Zamagni, io, il quarto che era quello che doveva parlare dell'aspetto biologico, non me lo ricordo chi era, cioè un'omissione, una rimozione, era uno bravo però certamente. Bene, e allora abbiamo questo entusiasmo, ripeto, la gente che andavano, si pagava nei rifugi di montagna dei prezzi enormi perché dovevano andare a brindare prima degli altri, no, correre lì, e non ci si rendeva conto. Ricordate il film Prova d'orchestra di Fellini? Ricordate il principe seduto sulla bomba, no, sulla... e il discorso di Sarajevo riportato, eccetera. Cioè, a questo punto non ci si accorgeva che stava preparandosi la terza guerra mondiale. E questo è quello che volevo dire, no? Una terza guerra mondiale rispetto alla quale l'ipotesi salvifica, quale è e quale è stata? E di nuovo torno alla funzione dell'intellettuale. Tenete presente che poi la funzione, l'intellettuale come tale, è stata sempre corteggiato e vituperato, no? Perché, tra l'altro, avendo sempre operato anche in chiave politica nel nostro campo, a Milano, avevo organizzato nel quadro del Movimento Platform Internazionale un convegno col titolo Sono ancora utili gli idioti, perché prendeva le mosse dalla... mentre Lenin aveva parlato di compagni di strada, Stalin in maniera molto più diretta li aveva chiamati, ci aveva chiamato utili idioti, e io, per dirla tutta, ritengo di essere stato e di essere ancora un idiota utile, invertendo il discorso, idiota nel senso che l'idiota prosegue, va avanti con determinazione, no? È utile perché ritengo di aver fatto cose utili. Oh, però, per esempio, da Mussolini erano chiamati canguri, cioè quelli che si vogliono riempire la borsa, no? Di soldi, chiedevano sempre soldi, oppure i pennivendoli, no? Nell'ambito del discorso dello scontro Vittorini-Togliatti, no? Il discorso del Vittorini che dice non vogliamo suonare il piffero per la rivoluzione. E quindi su questa base, però, di nuovo troviamo una dimensione che dà il senso, soprattutto del limite, al discorso politico fondato rispetto alle forze dell'odio, delle fabbriche di odio che si accumulano, diciamo, qua e là, e che ogni tanto esplodono e che vediamo sotto gli occhi. Dei cadaveri che ci troviamo davanti, e la immagine della foto di cui ho parlato prima è molto simile alla foto delle bare a Lampedusa. Su questa base abbiamo il tentativo di recuperare speranza attraverso il discorso di un filone che si era mosso in parallelo con la psicoanalisi in Germania, e cioè dell'Istituto für Social Forschung di Francoforte, in cui la prima generazione dell'istituto, cioè Adorno, Horkheimer, Marcuse, lavorano negli Stati Uniti in collaborazione con Fromm, con psicologi sperimentali come la Frenkel Brunswick, però anche l'analista, a tentare di proseguire gli studi che aveva iniziato in Europa e mettendo a fuoco il concetto di personalità F, personalità fascista, no? Con un'indagine socio-psicologica per stabilire
come e che cosa determinasse quel tipo di personalità. Quindi anche col tentativo di dare spazio a quel qualcosa che, se di personalità si trattava, aspetti di mutazione sociale o aspetti di illuminata coscienza avrebbero potuto provocare un cambiamento di personalità. E su questa base però la guerra, diaspora, proseguono e quindi però diventa di nuovo la fiducia nella cultura critica di possibilità di indicare le vie per la trasformazione del mondo. Andiamo allora al fenomeno attuale che ci collega con aspetti di quello che adesso in psicanalisi chiamiamo l'ipotesi relazionale e che io considero come relazionalismo e di cui critico fortemente il relazionalismo radicale. E cioè, la terza generazione di Francoforte è rappresentata da Axel Honneth. La figura centrale, l'icona del discorso, è la lotta per l'identità. Questo si pone, vedete, di nuovo, come elemento da un lato di recupero riabilitativo nell'immediato dopoguerra con Erikson. Tenete presente che quando Erikson inizia la sua ricerca sull'identità, veniva considerato un sociologo dagli psicoanalisti cosiddetti ortodossi e quindi veniva considerato poco più che una psicologia sociale. Poi man mano si afferma sempre di più il suo discorso e si afferma anche perché Erikson lavorava in stretta collaborazione nello stesso luogo geografico, quello in cui ora appunto Paolo Migone è uno dei due rappresentanti per questo biennio dell'organizzazione scientifica, e cioè il gruppo in cui lavorava David Rappaport, e Erikson a Stockbridge nel Massachusetts, erano con delle generosi finanziamenti stati mandati lì per poter lavorare in tutta tranquillità assieme e approfondire questioni teoriche e anche per lavorare su psicopatologie gravi che erano tradizionalmente considerate non aggredibili tramite il discorso psicoanalitico classico. Allora, Honneth, e il suo discorso centrale, la figura centrale, degli ottimi suoi contributi, cioè analisi del suo pensiero, le trovate su una rivista italiana non molto nota, non molto diffusa, nota per optria di tre lavori, che si chiama Costruzioni psicoanalitiche. Tra l'altro, proprio tra non molto, mi pare il 1° marzo, sono a Milano, alla presentazione del libro di Adriano Voltolin, che è uno impegnato in quello che significa impianto politico nel quadro psicoanalitico, e che aveva raccolto un po' l'eredità di Enzo Morpurgo, di quel tentativo post-sessantottino in cui fare gli ambulatori di quartiere, la psicoanalisi per la gente in un ambiente, cioè in un certo senso di diventare sussidiari rispetto a qualcosa che lo Stato non forniva come possibilità di accesso, no? E continuano ancora in un luogo politicamente impegnato, si chiama Punto Rosso di Milano, dietro la stazione di la stazione Garibaldi, quella da cui parte il treno Italo, che non piglierò mai per il nome che ha. Dunque, e quindi, diciamo, diventa un altro dei tentativi di salvazione attraverso quel fenomeno che io chiamerei di identitarismo da questo punto di vista, e che però ci coinvolge tutti, perché la lotta per l'identità e per il riconoscimento dell'altro è diventata fondamentale.
essere visti, essere guardati. Benissimo, essere riconosciuti. E questo va bene come conferma, va bene nel discorso che, nei discorsi che conosciamo dalla, dalle indagini di psicologia evolutiva. Però, diciamo, chiediamoci anche, su questa base, dove va a finire un aspetto del discorso negativo dell'inferno dell'altro? Dove va a finire un eccesso di consensualità nel riconoscimento che mantiene l'illusione di rimanere soggetto nello sguardo dell'altro? Guardiamo dove ci porta il discorso di un'intersoggettività radicale e radicalizzata che vorrebbe vedere il criterio di fondazione dell'umano all'interno di, del fenomeno del riconoscimento e quindi dell'altro che ci riconosce e che ci fa esistere. Sono tutti fenomeni che di nuovo costituiscono, a mio avviso, l'illusione salvifica di questo periodo della nostra vita, nella quale si sta svolgendo la terza guerra mondiale. Quindi noi non siamo in un periodo di pace. Quando avevo parlato del 2000 come l'anno in cui il nuovo secolo veniva festeggiato come di nuovo il secolo della liberazione, finalmente, no? E erano già pronte le crisi economiche che ci avrebbero buttato nella disperazione. E quindi all'interno di questo, poi dopo pochissimi anni, cominciano i discorsi di crisi dell'identità, di riconferma dell'identità, dell'identità comune, del dialogo identitario. E quindi tutti quei discorsi che rimangono prevalentemente, ovviamente, nell'area occidentale, che rappresentano quest'area occidentale in cui permane un potere soprattutto, cioè quello di esportare la morte fisica in altre aree del pianeta, nutrendo noi stessi di morte psichica e di morte identitaria. E quindi su questa base io ritengo che siamo nel pieno di questo qualche cosa, della terza guerra mondiale, e che su questa base, diciamo, i tentativi di salvazione psicologica sono uno dei momenti che ci riporta a doverci mettere nella dimensione dell'abbandonare l'illusione dei discorsi salvifici. Tant'è vero che sapete benissimo come si tenta di recuperare negli ultimi anni sostituendo il termine soggettivazione al termine soggetto. Ci si rende conto che diventa piuttosto difficile mantenere il termine soggetto come elemento, come, e quindi un elemento quasi ontologico, mantenerlo in piedi attraverso le crisi che hanno attraversato e stanno attraversando gli ultimi anni. E allora, su questa base, diciamo, si ritorna alla rilevanza di un discorso psicoanalitico fondante. In che misura le diluizioni, questo lo riprenderò, questi discorsi, considerate quello che ho detto finora, perché ho visto che come al solito poi ho saltellato qua e là, e quindi, diciamo, considerate una sorta di trama, di punteggiature, di qualcosa tipo l'elefantino della settimana enigmistica, no? Che uno fa una serie di puntini, poi li unisce, esce l'elefante, insomma, per ora ho messo i puntini qua e là, poi vediamo l'elefante se esce o no, insomma, comunque, io spero di sì,
E spero poi nella seconda parte, nell'altra ora che mi verrà, adesso c'ho ancora 10 minuti, potrò elaborare in maniera più specifica i tanti puntini che ho piazzato qua e là nel tentativo di attraversare un percorso di conoscenza fondato sulla psicoanalisi, insomma, e fondato su quello che la psicoanalisi rappresenta. E su quello poi, e qui lo voglio dire per concludere questa prima parte di discorso, ha rappresentato per me la questione Sullivan e il percorso, ripeto, e qui devo tornare al professor Benedetti, a Gaetano Benedetti, mio primo maestro da questo punto di vista, no? Anche se il termine maestro mi è un po' alieno, l'hanno voluto dare anche a un filmato che avevano fatto a mia insaputa, con un piccolo trucco, insomma, su di me, che, in cui alcune persone, Armando Bauleo, altri, mi hanno chiamato maestro, insomma, cioè, io non credo che il discorso debba essere un discorso dei maestri, ma dei compagni di strada, che è una faccenda diversa. Oh, comunque, su questa base, l'interazione con il discorso negli Stati Uniti di Chestnut Lodge, cioè della casa di cura, dove si facevano tentativi di trattamento di psicotici, dove c'era tutta un'organizzazione che, tra l'altro, c'è un testo che è stato tradotto, poi non è stato mai pubblicato perché la ventata antipsichiatrica ha creato parecchi morti e feriti nel settore, e dove c'è una parte sociologica molto importante, diciamo, di conoscenza di quello che è accaduto nel campo e in particolare della questione psicoterapia e psicoterapia di patologie gravi, e a Chestnut Lodge, questa casa di cura, diciamo, diretta da Frieda Fromm Reichmann, in cui lavorava Searle, tutte persone che poi appunto ebbe occasione di conoscere nel 61, perché nel 61 ero un giovane, diciamo, psichiatra piuttosto brillante, no? Cioè brillante, insomma, ero capace, cioè, studiavo, volevo capire, no? Avevo la rabbia del capire, quindi, e appunto dall'Italia, da Milano, dove mi ero formata a psicologia, ero andato da Benedetti a Basilea, e ci si occupava di trattamenti di psicotici, insomma. E questo ci faceva per forza confrontare col discorso psicoanalitico interpersonale, cioè quindi con il pensiero di Sullivan. E qui ritorno a una cosa a cui aveva accennato prima Alida, cioè tenete presente che quello di Sullivan è stato davvero un discorso fondante. Non può essere confuso con l'onda montante del relazionalismo attuale, è una cosa profondamente diversa. È profondamente radicato epistemologicamente nel discorso psicoanalitico. Non è diluibile nel sociale, come si tenta di fare, oppure nella coppia del riconoscimento. Ecco, sentite, io ho parlato così più o meno saltellando qua e là. Ho un'altra ora da fare dalle 11, da mezzogiorno all'una. Ma soprattutto al pomeriggio c'è questa cosa che avevamo concordato con Alida quando preparavamo la giornata, cioè questo gruppo di colleghi, e li voglio chiamare appunto compagni di strada, con i quali interloquiremo e quindi imboccheremo i vari filoni, e il discorso diventerà chiaramente più strutturato nel dialogo rispetto a io lasciarmi trasportare quasi a associazioni libere, diciamo, nel dialogo che sto tentando di impostare con voi, e quindi tutto lì, insomma, non... E quindi vorrei davvero innanzitutto, e questo in omaggio al fatto che voi come gruppo qui a Firenze avete intestato proprio a Sullivan l'istituto,
di considerarlo davvero come una figura fondante, non diluibile nel relazionalismo. Sullivan è stata una figura molto complessa, è stata una figura che non è identificabile con quelle forme anche di sociologismo psicoanalitico che si sono poi man mano presentate sul mercato. È quasi un complemento nella questione di fondazione del soggetto che ritengo sia particolarmente importante per tutti noi ancora adesso. Prima ho detto, siamo nel pieno della terza guerra mondiale, no? Perché la guerra guerreggiata è stata, si combatte altrove. L'ammazzamento concreto lo facciamo avvenire da altre parti. Sono sempre un po' più vicine a noi, non so se ricordate, quando scoppiò la guerra dei Balcani, il terrore, si compravano col 50% di calo del prezzo le case a Pesaro, perché lì era 150 chilometri, arrivava il missile dopo 2 secondi, si aspettava già che sarebbe arrivata la distruzione. Non si pensava che si sarebbe riusciti a mantenere anche quella volta, a far sì che si ammazzassero tra loro i serbi, i croati, e quindi si pensava che finisse con l'arrivare qui. Ce la siamo cavata ancora una volta e siamo ancora in grado di parlare di identità, no? Allora questo vi può sembrare un discorso depressivo, di impotenza, siamo davvero in questa guerra, ne dobbiamo tenere conto a tutti i livelli, gli altri muoiono fisicamente, noi stiamo attraversando il percorso della morte psicologica, ma questo non è un discorso depressivo, questo qui è un discorso con cui io ritengo di potervi dare anche un segnale esistenziale forte, perché io ritengo che non sia la morte della speranza, non sia quello che è stato chiamato la morte di Dio, no? Ma che ci si trovi di fronte, ma che la speranza la possiamo trovare solamente se accettiamo di andare fino in fondo sulla disperazione, che non significa depressione. E se riusciamo ad attraversare e a non avere paura nel percorso di addentrarci con l'aiuto di altri, e in questo ritengo un significato fondamentale delle psicoterapie e della psicoanalisi stessa come fatto relazionale, ma un aiuto non a essere con, ma un aiuto a poter essere soli fino in fondo, a questo punto solo così possiamo trovare al fondo di questo percorso che non sappiamo dov'è. Tenete presente che in Durkheim il discorso del suicidio è basato sull'angoscia dell'infinito. E angoscia dell'infinito non è definibile come è dell'anomia, no? I due concetti che fanno parte ancora oggi delle nostre sociologie, ma ovviamente l'infinito non è definibile come un nomos che poi lo rende finito. Il nomos serve solo ad approfondire sempre di più il coraggio dell'infinito, e nell'infinito ci va in solitudine. E quindi io ritengo che lo stesso nostro mestiere sia di accompagnamento di altri, sia esso in gruppo o da soli, o nella relazione a due, ma a dare la forza per scendere nell'abisso in solitudine totale senza essere soli. Questa è la mia visione precisa di che cosa intendo per trattamento. Chiamiamolo psicoterapeutico, anche se il termine ha troppo eco di cura e di qualcosa di sanitario medico, però penso che la stessa medicina abbia una sua dimensione umanistica tale da poter assolvere l'uso un po' incongruo di qualche termine che ho adoperato finora. Sono le 11:30 precise. Io finisco qui con queste parole e poi invece, nella seconda parte del discorso, da mezzogiorno all'una, sarò più congruo, più concreto, cercherò di seguire dei fili in maniera più organica per creare le tracce attraverso cui proseguire nell'interlocuzione con Anna Maria Lo Iacono, con Roberto Cutaia, con Racchini.